Ok, siamo qua con Leonardo Paez del team Giant Live Polymedical. Quest'anno, dopo essere diventato praticamente l'uomo sella ronda Hero, averla vinta e dominata per tanti anni, è riuscito a conquistare la maglia ridata. Leo, raccontaci qual è stata la più grande sfida per la conquista del titolo mondiale marathon. Prima di tutto sì, voglio ringraziare i miei sponsor, Giant Polymedical, e anche loro hanno fatto un grosso contributo a questa bellissima vittoria. Per l'ultimo la sfida è stato che era un percorso molto, molto competitivo, non ero tra i favoriti, anche che il percorso tecnico, che c'erano le salite, ma non molto ripidi. Io preferisco le salite come se la ronda, per fare un esempio, ma ci ho creduto sempre dall'inizio, da quando ho cominciato a allenarmi questo inverno per essere al top qui. C'è stato veramente un anno molto lungo, ma ce l'abbiamo fatto con tanto lavoro e si lavora insieme con la squadra, con l'allenatore, e ci ha dato dei frutti e forse sono diventato proprio. Cosa è cambiato, come è cambiata la tua preparazione per la sfida del mondiale marathon? Certo, io ho lavorato sulle mie debolezze, si può dire. Io in discesa andavo forte, ma gli altri andavano di più. Ho migliorato questa parte, ho lavorato molto in palestra, sull'equilibrio, sulla forza esplosiva. Anche lavoravo realmente da più mountain bike, andavo su 5-track. Ho fatto tante ore mountain bike, l'anno prima facevo più strada, quest'anno ho fatto più mountain bike. Allora sì, non è facile fare solo mountain bike perché è più stancante, ma ho fatto una scelta che mi ha reso più forte sulla tecnica, e questo è molto importante. La scelta dei materiali è stata una procedura lunga per capire qual era la bici giusta per te, o avete capito già dall'inizio la strada da prendere? Infatti io quando sono andato con Omi ho portato la bici Anthem, la full, e mi sono andato là e ho preso molta la confidenza con la bici. Poi sono andato a vedere il mondiale e ho visto che era un percorso tecnico, ma l'unico problema è che le salite erano lunghe sull'asfalto. Allora c'era lì un po' il dubbio di fare con la full o con la front. Ho scelto io la mia della bellezza, la discesa. Allora prendo la full, che sono più sicuro in discesa. Poi sulla salita abbiamo lavorato sul peso, perché bisogna avere la bici leggera. Allora ce l'abbiamo fatto a fare un giusto compromesso tra la full, abbiamo dato più o meno di peso e cambiava poco sulla full e la front. La full era più forte. C'è qualche segreto che ci vuoi rivelare sulla componentistica, sulla messa a punto della tua bici? Sì, una bici che è stata lavorata molto bene, anche un bel mezzo, una bici rigida, e poi aveva un settaglio del Roberto Gallo sulle sospensioni, che è molto importante. Questo mi ha dato veramente molto conforto in discesa, e era anche molto, anche in salita, no? Faceva un bel lavoro, era molto forte, molto rigida, questo è molto importante. Quanto è importante il supporto che ti ha dato tutto il tuo team in questo? Sì, loro è molto importante, prima di tutto la sua fiducia, perché sempre hanno creduto in me, e poi sì, hanno fatto tipo un calendario che mi permetteva magari di prepararmi bene e anche riuscire a vincere. Questo era molto importante, le giornate di fine settimana che facevo allenamento, perché niente, non potevo, questo mi permetteva di essere un po' più preparato per i prossimi appuntamenti. Quindi abbiamo scelto, sì, praticamente volevamo fare una stage in quota qui in Italia, e io ci ho pensato, preferisco andare in Colombia, che più conosco le zone, conosco dove andarmi, e così abbiamo fatto, e abbiamo scelto di arrivare magari, sì, non è facile arrivare qua e fare tipo 20-25 giorni, siamo arrivati giusti per arrivare lì. Ok, grazie Leo, e ancora complimenti. Okay, grazie.